Cari amici, beh, ero lì per andare a dormire, proprio lì. Morfeo mi stava già dicendo: dai Riccardo, andiamo su. Ma stavo scorrendo i post su YouTube e insomma è talmente bella che per me è proprio irresistibile, proprio la voglia di dargli voce. Spero che l'autore sia così, non sia disturbato da questo, dare anche voce a questo bellissimo racconto che ho letto grazie anche alle condivisioni di Danilo Tommasini e dell'amica Tiziana Monticelli, l'autore Massimo Gramellini. E come stai? Cosa farei se vedessi un uomo sul cornicione di un ponte con i piedi pronti al grande balzo? Jimmy Harrington, dublinese di 16 anni, è salito sul ponte. Si è seduto accanto all'aspirante suicida e gli ha gettato al collo sulla mente due parole. Stai bene? Per tutta risposta, l'uomo si è messo a piangere. In tre quarti d'ora di monologo ha concentrato le miserie di una vita. La sensazione di essere invisibile, inutile, inadeguato. Jimmy gli ha lasciato finire il racconto e poi ha detto: stanotte non riuscirei a dormire se ti sapessi in giro da solo per la città. Chiamerò un'ambulanza perché ti porti in ospedale. L'uomo alla deriva si è lasciato trarre in salvo, più per non deludere il nuovo amico che per altro. Si sono scambiati i numeri di telefono. A 3 mesi da quella notte lo smartphone di Jamie ha suonato e lui ha subito riconosciuto la voce. Stai bene? Sono state quelle due parole a salvarmi. Com'è possibile che ti siano bastate due parole? Gli ha chiesto Jamie. Immagina se per tutta la vita non te le avesse rivolte mai nessuno. Stai bene. Nel comunicare col prossimo, persino con le persone amate, si preferisce usarne altre più intrusive, come è andata, con chi sei stato, e quando si chiede a qualcuno come sta, è solo per recitare una formula di cortesia, che spesso non prevede di prestare attenzione alla risposta. Eppure, se pronunciata a cuore aperto, quelle due parole pare facciano miracoli. L'uomo che voleva togliersi la vita ne ha appena creata una nuova, con la collaborazione decisiva di sua moglie. Dice che aspettano un maschio e che lo chiameranno Jamie. Allora, grazie appunto a Massimo Gramellini, a Danilo Tommasini e Tiziana Monticelli. Insomma, la speranza che l'umanità fiorisca c'è sempre. Che fiorisca naturalmente in ognuno di noi. Buonanotte a tutti, grazie.